Si intitola Finché la legge non vi separi, edito dalla San Paolo a firma dell'avvocato civilista Massimiliano Fiorin. Salve e benvenuto. Sì, grazie, salve a voi. Sottotitolo del suo libro: Perché la fabbrica dei divorzi sta distruggendo la nostra civiltà. Allora le facciamo questa domanda, utilizziamo il sottotitolo del suo libro: perché sta succedendo questo oggi? Sta succedendo questo perché, a mio avviso, come ho cercato di dimostrare in questo libro, che poi è la seconda edizione di un testo che era uscito già nel 2008, penso che un po' tutta quanta la nostra società abbia perso di vista le conseguenze reali del fenomeno della separazione e del divorzio da quando questo è diventato, come è da 40 anni a questa parte, un fenomeno di massa. Preferisce accontentarsi di modelli un po' ideologici, di narrazione di quello che dovrebbe essere la realtà della separazione e del divorzio, senza guardare quelle che sono invece le realtà dei fatti, quella che è la realtà quotidiana di quello che succede ogni qualvolta, e capita migliaia e migliaia di volte ogni giorno solo nel nostro paese, una coppia si divide e finisce in tribunale. Rispetto al passato, che cosa è cambiato oggi? Nel senso che in passato il divorzio era ammesso solo come rimedio estremo. Era così prima degli anni 70, prima che venisse introdotta non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo occidentale, un nuovo modello di legislazione che cominciava a riconoscere il divorzio come un diritto e non più come un rimedio. Da allora è cambiato veramente tutto, perché è cambiata non soltanto la prassi giudiziaria, ma anche il modo di intendere la separazione e il divorzio, che hanno cominciato a essere considerati come degli strumenti di libertà individuale e degli obiettivi che devono essere raggiunti ad ogni costo, quasi che fossero dei valori positivi di se stessi, con tutti i disastri che ne sono conseguiti e si stanno ancora oggi verificando, perché nessuno sembra voler prendere atto della realtà delle cose, e cioè che nella realtà dei fatti, quando una coppia si divide, abbia o non abbia i figli, è comunque un evento nefasto per tutti, che ha delle conseguenze spesso drammatiche o comunque molto gravi sugli stessi interessati, sui loro figli, ma anche sull'insieme della società. Avvocato Fiorin ha scritto questo libro per dare speranza a tanti, per non cadere come lei scrive, nel meccanismo infernale della fabbrica dei divorzi. Ma immagino che è un libro rivolto non solo alle coppie, agli uomini e alle donne, ma anche ai suoi stessi colleghi. Ma fondamentalmente sì, è un libro che ho cercato di scrivere evitando un linguaggio troppo tecnico, in modo Sì. che non sembrasse un'opera destinata soltanto agli addetti ai lavori, perché ho voluto rivolgermi a tutti e penso di esserci riuscito anche per i criteri che ho utilizzato nell'esposizione. È un libro per tutti coloro che in qualche modo sono interessati al fenomeno. Certo, è anche scritto pensando a quelli che sono gli operatori della fabbrica dei divorzi, cioè gli avvocati, ma non soltanto loro, i magistrati, i consulenti, i psicologi, i mediatori familiari e tutte quelle persone che a vario titolo partecipano a questo mondo, per cercare di indurre in loro un ripensamento sui modi con i quali comunemente affrontano queste situazioni, perché credo che si sia veramente perso di vista nella prassi quello che invece dovrebbe essere il presupposto fondamentale, e cioè che una separazione, un divorzio, specialmente in presenza di prole, è sempre e comunque un bruttissimo affare e una sconfitta per tutti, e quindi dovrebbe essere trattato di conseguenza, cosa che invece assolutamente non avviene. Tant'è che poi l'ultimo capitolo del libro è proprio intitolato a un decalogo ideale nei confronti degli operatori del settore, che si rivolge poi specificamente alle persone che si occupano professionalmente di questi problemi, però, cioè, l'ho scritto senza
troppe speranze di essere ascoltato, perché poi in effetti, come ampiamente avevo previsto fin dall'uscita del libro, anzi fin dall'uscita della prima edizione di 5 anni fa, quello che io ho denunciato è stato ascoltato e recepito soprattutto in determinati ambienti che in qualche modo erano già convinti della verità della mia analisi, perché ne avevano fatto un'esperienza diretta molto amara, però invece gli operatori del settore, i miei colleghi, ma anche gli altri operatori coinvolti, pur non potendo, comunque non avendo mai cercato di entrare nel merito delle argomentazioni che ho sviluppato, non avendo mai avuto nulla da contraddire rispetto a quello che dicevo, si sono comunque limitati a prendere atto e non hanno, come era prevedibile, voluto interrogarsi più di tanto sul problema, perché c'è un conformismo molto radicato e soprattutto ci sono anche grandi interessi in gioco nel sistema delle separazioni dei divorzi. Anche perché diventa poi un business, ahimè, tutto ciò. Mi ha preceduto nella domanda appunto che volevo porle. L'ultimo capitolo del suo libro è intitolato Un decalogo per gli avvocati. Pagina 209, la regola più difficile, la regola più difficile da attuare, l'ha lasciata per ultima. Qual è questa regola e perché è più difficile? È la più difficile da attuare? È la più difficile da attuare perché è quella che impone un ripensamento radicale del modo di affrontare la situazione e anche dei convincimenti che adottano tutti, cioè la capacità di ricominciare a dire no, di ricominciare a non considerare il cliente che si avvicina alla separazione, al divorzio, perché lo chiede, perché lo vuole, come uno che deve essere accontentato a tutti i costi. Tant'è vero che poi nello specifico questa regola vorrebbe che si imparasse a dire di no a chi chiede la separazione o il divorzio senza poter addurre delle motivazioni oggettive per questo, ma soltanto opponendo il proprio desiderio individuale in tale senso, cosa che peraltro avviene nella stragrande maggioranza dei casi oggi, perché più del 90% delle separazioni di fatto sono consensuali, anche se poi chi è operatore di questo settore capisce bene che è una consensualità, diciamo, di facciata, perché poi in realtà è quasi sempre soltanto uno dei due coniugi quello che la separazione la vuole veramente, l'altro nella maggioranza dei casi si limita a subirla senza opporsi, anche perché sa che opporsi non servirebbe a nulla, anzi potrebbe nella gran parte dei casi esporre dei guai peggiori. E quindi alla fine imparare a dire di no di fronte a una corrente di pensiero molto forte, che è culturale ancora prima che è giuridica, nei confronti di quelli che chiedono una separazione, mi rendo conto che è effettivamente difficile. Espone anche a delle obiezioni di carattere ideologico, sostenendo che non si può rifiutare la separazione a chi lo chiede, che questo sarebbe un atteggiamento confessionale che dovrebbe essere limitato ai cattolici, i cattolici non devono pretendere di applicarlo nei confronti degli altri, ma in realtà io in tutto questo libro ho cercato e penso di essere riuscito a dimostrare che tutta la questione non è una questione confessionale, ma anzi è una questione profondamente laica, proprio nell'accezione più comune di questo termine, cioè è una questione in cui è urgente reimparare ad interrogarsi sulla realtà, cercare di guardare le cose come stanno, senza modelli precostituiti, senza quell'ideologia divorzista che invece è assolutamente imperante da ormai più di 40 anni, non solo nel nostro paese, in tutto il mondo occidentale, per rendersi conto che nei fatti il divorzio facile ha prodotto e sta producendo soltanto disastri enormi, molto più gravi di quello che si sia comunemente disposto ad ammettere, anche perché non c'è disponibilità a interrogarsi veramente, a far entrare nel dibattito pubblico quei dati, quelle analisi, quegli studi che dimostrano
inequivocabilmente che noi come società nel suo insieme per la cosiddetta conquista civile del divorzio stiamo continuando a pagare giorno dopo giorno un prezzo veramente altissimo e anche poco conosciuto nei suoi esatti contorni, perché basti pensare a quanto poco sono conosciute le conseguenze economiche, patrimoniali nei confronti dell'insieme della società che comporta il fatto che le famiglie, i nuclei familiari si disgreghino così facilmente e così facilmente là dove prima c'era un'abitazione, una casa, una famiglia, un nucleo familiare più o meno improvvisamente se ne creino almeno due e quindi si raddoppino le spese, si raddoppino le difficoltà per affrontare la vita quotidiana senza che però ovviamente si raddoppino anche gli stipendi a disposizione. Questo è origine di drammi anche economici veramente consistenti che in un periodo di crisi economica come quello che stiamo attraversando crea una situazione veramente non solo paradossale ma anche tragica. È vero. Io ricordo che quando ho realizzato la prima edizione si stava soltanto allora cominciando ad interrogarci, sì, ma soltanto poi nel ristretto ambiente degli operatori, delle Caritas diocesane o comunque di enti di assistenza di vario tipo su questa nuova inusitata categoria di poveri che si presentava timidamente alle mense o ai dormitori pubblici e che erano i padri separati. Adesso, dopo 5 anni dalla prima edizione del libro, mi dicono che questa nuova categoria di poveri, di persone in difficoltà che perdono tutto e sono costrette ad andare a rivolgersi alla Caritas per le proprie esigenze personali più immediate stanno diventando forse la principale categoria da un punto di vista numerico, che ha quasi superato anche quella più nota dei difficoltà tossicodipendenti o altri soggetti che vivono problemi di altro tipo. Tutto questo sta avvenendo in un'indifferenza che solo a tratti e solo in maniera molto incompleta si riesce a controbattere. Ogni tanto magari si vede qualche servizio in televisione che comincia a parlare di questo problema, c'è stato anche recentemente un bello sceneggiato televisivo che ha cercato di fare luce su questo fenomeno che non riguarda più soltanto piccole minoranze, ma questo è avvenuto in maniera finora molto molto ridotta rispetto a quelle che sarebbero le dimensioni oggettive del problema anche economico. Eh sì, Avvocato Fiorin, lei proprio al padre dedica un intero capitolo, a pagina 107, la guerra contro il padre, infatti scrive che la figura maschile è oggi la parte più debole di tutto il sistema divorzista, quella sulla quale ci si può accanire senza troppi complimenti e quasi sempre con buoni risultati anche sul piano economico. Sì, questa è la realtà dei fatti, è una realtà difficile da affermare perché da una parte è, come dire, è politicamente scorretta perché oggi, ancora oggi, le ragioni della paternità, che sono ragioni maschili, non sono particolarmente tenute presenti nel pubblico dibattito, si preferisce tenere presenti invece le ragioni della parte femminile, che viene considerata comunque la parte più debole dei conflitti di coppia, quella che merita maggiore tutele e quindi che viene particolarmente tutelata. Quando invece la questione della paternità dovrebbe tornare ad essere centrale, perché intanto i diritti dei padri sono anche i diritti dei loro figli. Esatto. Io ho cercato, parlando di questa guerra contro il padre, di analizzare, citando statistiche e studi molto approfonditi, soprattutto quelli che sono stati fatti negli Stati Uniti, che è il paese dove già da diverso tempo si è squarciato il velo su un fenomeno che ormai è endemico anche da noi e che riguarda proprio le conseguenze che l'assenza paterna, che è in moltissimi casi indotta dalla separazione o dal divorzio, comporta sullo sviluppo della personalità dei figli, sulla loro educazione, sulla loro vita futura, anche di quando saranno adulti. E le statistiche e gli studi che sono stati condotti su questo problema dà dei risultati veramente agghiaccianti, se solo li si vuole considerare di per se stessi, perché è stato ormai ampiamente dimostrato che coloro che sono cresciuti, ormai siamo già a due generazioni, a
abbondanti di persone che sono cresciute in tanti casi in questa situazione, cioè di assenza paterna nella loro famiglia, sviluppano fino dall'età più tenera, ma poi andando avanti anche nel periodo scolastico e poi nella vita adulta, dei problemi, delle difficoltà, dei pericoli di devianza sociale molto molto più accentuati a parità di tutte le altre condizioni di quelli che invece sono cresciuti in famiglie tradizionali. In questo periodo in cui si parla così tanto di nuovi modelli di famiglia, si vuole in qualche modo fare passare con una propaganda sottile e altro martellante l'idea che in fondo la famiglia tradizionale, quella dove c'è un papà, una mamma e ci sono dei figli, non può più essere considerata un modello nemmeno preferenziale, bisogna aprire e dare pari opportunità e pari diritti a tutti gli altri modelli nuovi di famiglia, tutte le altre forme di convivenza che ciascuno vuole seguire, ecco, invece questi dati ci dicono che l'assenza paterna, l'assenza ormai diffusa, endemica del modello della famiglia tradizionale, provoca dei disastri, soprattutto nelle condizioni di vita dei figli che hanno vissuto fin da piccoli questa situazione, molto, ma molto più gravi e drammatici di quanto normalmente non si dica e non si sia disposti a ammettere. Potrei farvi tanti esempi che peraltro comunque sono ben raccontati e contenuti. Sì. Avvocato Fiorini, in conclusione, è vero che le giovani coppie, ma anche le coppie in generale, al primo accenno di crisi si rivolgono immediatamente all'avvocato anziché magari andare a parlare con un sacerdote, con un mediatore familiare, con uno psicologo, con qualcuno che possa aiutarli? La prima figura di riferimento diventa, ahimè, l'avvocato. Sì, nella realtà è ancora così. Poi, certo, lei faceva riferimento al sacerdote, è una realtà molto più radicata in quelle aree del nostro paese dove la secolarizzazione è più forte, sì, e più diffusa, anche se ormai, esatto, un po' in tutto il territorio nazionale delle situazioni di questo tipo si sono verificate. Certo, io vivo e le sto rispondendo da Bologna, dove questo fenomeno di secolarizzazione è probabilmente molto più radicato e diffuso per tradizione antica di quanto non lo sia in altre zone del paese, particolarmente anche quelle da cui lei mi sta chiamando in questo momento. Però ormai è un problema che ci riguarda tutti. I giovani e anche i meno giovani si rivolgono all'avvocato e soprattutto vanno già convinti di voler risolvere il problema attraverso la separazione senza prendere in considerazione nessuna alternativa, anche perché poi le alternative difficilmente ci sono, perché anche se ci si reca da un mediatore familiare, da uno psicologo, da un altro consulente, la tendenza è quella di considerare la separazione come il primo obiettivo da raggiungere, come la principale esigenza da soddisfare per risolvere il problema. Non viene mai indicato in nessun modo una alternativa. Anche i mediatori familiari, questa nuova figura, relativamente nuova nel nostro paese, sono tutti concordi nel dire che il loro compito non è tanto quello di prevenire e possibilmente evitare la separazione e il divorzio, bensì soltanto quelli di aiutare le coppie a divorziare bene, a separarsi bene, a inseguire un modello di separazione tra persone civili che però nella realtà dei fatti è un inganno clamoroso, soprattutto per gli interessati, perché non si vuole ammettere quello che invece emerge dalla realtà delle cose, e cioè che in sé la separazione e il divorzio non sono fatti di civiltà e quindi non possono essere affrontate come se fossero qualcosa che migliora il livello di benessere sia degli interessati che dei loro figli e che dell'insieme della società. Al contrario, il fattore di civiltà è nel matrimonio, è nella conservazione del legame matrimoniale o quantomeno, se non c'è un matrimonio, di un'alleanza genitoriale, se ci sono dei figli. Detto anche in termini così più meno giuridici, diciamo un'alleanza naturale che continua a sussistere, comunque dovrebbe sussistere tra uomini e donne, che invece da questo sistema sono messi ferocemente l'uno contro gli altri perché si esaltano le ragioni egoistiche
di ciascuno in una guerra dei sessi ormai veramente spietata, che però non si vuole riguardare come tale e non si vuole cercare in qualche modo di arginare proponendo delle alternative ai esatto. giovani, ma anche ai meno giovani, che finiscono per entrare in quello che è un vero e proprio tritacarne divorzista. Poi sono loro i primi che ne faranno le spese, da tutti i punti di vista, dal punto di vista dell'equilibrio psicologico, delle condizioni di vita, anche delle prospettive future per la loro vita, perché il divorzio non arricchisce mai nessuno, impoverisce tutti, nonostante quello che alcuni cercano di raccontare. Eppure le persone che ci vanno a finire dentro, come attratti da un vortice al quale non si può resistere, non riescono neanche loro bene a rendersi conto di questo, perché non trovano mai nessuno che li possa mettere in guardia e proporre fin dall'inizio in modo credibile un'alternativa. E poi è quello che io vorrei cercare di suggerire, le cose che scrivo su questo argomento, nonostante certo. faccia una professione per cui normalmente non... gli avvocati non lo fanno, questo me ne rendo perfettamente conto, quindi in questo senso so benissimo di essere abbastanza fuori dal coro. Sì. No, quello fuori dal coro già sarebbe molto, perché si potrebbe pensare che ci sia anche qualche altro soggetto che la pensa come me, però devo dire che da quando ho iniziato a interessarmi specificamente di questo problema, e ho iniziato a farlo proprio perché sono un avvocato civilista, non sono un matrimonialista in senso classico, cioè uno che si occupa solo e soltanto di questi problemi, perché altrimenti bisognerebbe avere il coraggio di dire la realtà delle cose, cioè che i cosiddetti matrimonialisti in realtà sono dei divorzisti, perché esatto. loro vivono e sviluppano tutta la loro professione sulla rottura del matrimonio. Quindi non sono in alcun modo incoraggiati o incentivati di trovare delle soluzioni diverse per le coppie che si rivolgono a loro chiedendo la separazione. Io che sono un civilista, che però fin dall'origine della mia carriera non è che mi sia occupato soltanto di questo, ho avuto la possibilità di guardare a questo enorme problema dall'interno, perché sono pur sempre un professionista del diritto e quindi conosce la materia bene, non soltanto in modo teorico, ma anche conoscendo quella che è la prassi interna ai tribunali, però senza lasciarmene coinvolgere, cercando di proporre un nuovo modo di guardare alla situazione. Esatto. Sapendo peraltro che però, come dire, gli avvocati difficilmente ci sentono da quell'orecchio e non... Avvocato Fiorin, la ringrazio per essere stato con noi. Concludo con la frase, con una delle frasi del suo libro che mi hanno maggiormente colpito e che davvero rispecchiano l'attuale situazione. Lei cita le giovani generazioni, ma anche quelle di mezza età, che per mancanza di educazione sentimentale non riescono a resistere alle sirene divorziste. Quando il loro matrimonio e la loro genitorialità cominciano a dimostrarsi per quello che sono, e cioè, e questa frase la sottolineiamo, un'avventura che richiede impegno e responsabilità non solo verso i figli ma anche verso l'altro genitore. Quindi ricordiamo che la famiglia e il matrimonio sono avventure, un'avventura che richiede impegno e responsabilità verso se stessi, verso il proprio coniuge e anche verso i propri figli. Grazie, avvocato. Anche un po' di educazione, se lo posso aggiungere. Esatto. Cosa che oggi però in pochi sono disposti non solo ad impartire ma anche a lasciarsi impartire. Comunque grazie a voi per l'intervista e per l'interessamento. Ricordo il libro Finché la legge non vi separi, edito dalla San Paolo, a firma dell'avvocato Massimiliano Fiorin, che ringrazio per essere stato con noi. Grazie alla prossima pubblicazione. Grazie.